Una situazione molto delicata quella che riguarda i bar e i ristoranti che dopo il nuovo DPCM saranno costretti ad aprire alle 5 del mattino e a chiudere entro le 24. Un discorso diverso per quanto riguarda il servizio al tavolo, perché dopo le 18 potrà essere effettuato solamente questo tipo di servizio. È sempre richiesto un grande rispetto dal punto di vista della gente e dei consumatori per quanto riguarda i bar, con il rispetto del distanziamento, almeno un metro tra una persona e l'altra, mantenere sempre al proprio volto la mascherina, igienizzarsi le mani. Una questione molto molto complicata è quella che riguarda anche, come dicevamo in precedenza, il servizio al tavolo. Dopo le 18 i bar potranno solamente servire le persone al tavolo, altrimenti saranno obbligati alla chiusura, invece potrà continuare il servizio da asporto e di domicilio. Il tutto sempre nella speranza che questa situazione non si aggravi anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Siamo andati un po' a sentire quali sono le opinioni dei gestori. Ci troviamo in difficoltà. Per recuperare questa mancata di ore stiamo proponendo l'aperitivo anticipato. Partiamo prima sia con l'aperitivo che con i concerti, così andiamo a recuperare le ore finali perse. Per quanto riguarda anche e soprattutto le limitazioni in questo momento, 6 persone al tavolo, questo può comportare anche che magari gruppi numerosi di amici, di persone, ma anche di gente che fa anche una pausa lavoro, devono rinunciare in questo momento. Certo, perché essendo con questo nuovo decreto siamo stati costretti a dire no a diverse persone, essendo posti limitati, tavoli massimo 6 persone. Per recuperare invece in questo caso sto cercando una nuova struttura esterna per poter ampliare i posti seduti. Per quanto riguarda invece la gente che frequenta in questo caso il bar, come si comporta? Rispettano tutti le norme? Sì, sì, sono tutti bravi. Arrivano tutti con la mascherina, anche perché siamo costretti. Ormai lo sanno tutti, arrivano anche da fuori con la mascherina. Ci sono stati anche magari dei controlli? Abbiamo avuto i controlli, li abbiamo tutti i giorni da parte della polizia e forza dell'ordine, come giusto che sia. La gente si comporta molto bene, a mezzanotte capisce che deve andare via e noi rimaniamo dentro a finire il lavoro. La gente capisce, fortunatamente. Un'ultimissima cosa, c'è la preoccupazione che si possa ritornare ai mesi di marzo, di aprile, quindi di dover chiudere? È la preoccupazione di tutti di ritornare al livello di febbraio, marzo, di chiudere tutto. Speriamo che questo non accada. A differenza dell'altra volta, la gente è molto più preparata adesso. Ha le mascherine, le distanze, le rispetta. Speriamo che di non fare la stessa strada. Sta andando bene, piano piano ci stiamo riprendendo, il lavoro risale. E la gente ha meno paura, ovviamente tutto con le dovute precauzioni. E niente, piano piano riprendiamo del tutto. Come si sta comportando la gente che frequenta il luogo? Se rispetta le distanze, mantiene sempre le mascherine? Da questo punto di vista cosa vedi anche nella gente e nel pubblico? No, rispettano tutti le precauzioni, mascherine sempre indossate. Abbiamo 2 cartelli fuori, quindi li vedono e le mettono anche se le dimenticano. E quindi su questo niente. Sempre, sempre indossate. Anche in base al nuovo un po' riaumento dei contagi, anche ai nuovi DPCM, le nuove normative, c'è la preoccupazione che si possa ritornare alla situazione di marzo, di aprile e quindi di dover richiudere? No, siamo positivi, speriamo di no e speriamo che vada tutto come deve andare e che finisce presto questa situazione.